Ah, ma tu ti occupi di design? Cioè, qui a Lugano, ecco, la prima domanda è: che cos'è Lugano? Non so, che non significa esserci, significa viverci. Io penso che l'unico modo per capire un posto non è esserci nato, no? Ma viverci. Ecco. Sì. Io non sono di Lugano, sì, un po' di volte sono da Lugano, mi attrae questo posto e mi respinge allo stesso tempo. Parlami di Lugano, ecco, proprio seguendo il corso di questo fiume che è un po'... È la sua vena, no? Potremmo dire, è questa anima corrente, e penso che i fiumi siano spesso le linee, come dire, sono gli elementi strutturali delle città, gran parte delle città nascono intorno al corso dei fiumi, e il fiume in qualche modo forse è un punto di origine delle città, e noi lo stiamo scorrendo. Ecco, Lugano, che cos'è per te? Da quanto tempo ci vivi, ad esempio? Da poco, ultimamente, ma ci ho vissuto bambina. E dunque da bambini la città si vive in un modo completamente diverso che non da adulti, per cui mi sono ritrovata in un ambiente con una prossimità con la natura molto forte, forse l'unico posto al mondo dove abbia avuto un'esperienza non simile ma analoga nel rapporto tra città e natura era Rio de Janeiro, che è una città immensa in confronto a Lugano, che è piccolissima, ma comunque con questa presenza della natura in modo costante. Prima hai parlato, hai cercato di sapere qualcosa dell'ecosistema, degli animali che ci potevano essere lungo questo fiume. Non è proprio in questo campo che la cosa si situa, ma piuttosto nella vicinanza e nella presenza fisica di tutte le montagne che cadono nel lago e che si sono formate come vallate a causa dei fiumi come il Cassarate o il Vedeggio, di cui la persona che ha parlato prima ha fatto accenno, a causa appunto della galleria che si sta ultimando in questi mesi tra la valle del Vedeggio e quella della Cassarate. Dunque è piuttosto questa prossimità che è molto presente e che in un certo senso ritma e costruisce e crea un'identità nella vita degli abitanti di Lugano, più ancora che appunto, come si parlava prima, il fatto di essere molto attivi con degli eventi culturali e artistici. Direi che è una città familiare, più che di vita familiare, con delle persone che lavorano, che hanno organizzato la loro vita quotidiana rispetto alla famiglia e al lavoro, e ha delle prese di contatto, come si può dire, frequenti con la natura. Ed anche per questo che... Una cosa, sì. Mi viene in mente, rispetto al discorso che Ludovica faceva sullo spazio, sì, pubblico, tu parli di questa realtà familiare che è forse molto più precisa. Io Lugano la vedo molto chiusa dentro le sue case, esatto. Quindi capisco anche Ludovica che si sta interrogando, aspetta, questo vento, vediamo, ecco, cerco di arginare il vento con il mio corpo. Questo fatto che ci sia una città chiusa nelle sue case e una città che si interroga su come inventarsi nello spazio pubblico, tu come la vedi questa partita? Persa in partenza o no? Non credo, credo effettivamente che ci sia come si potrebbe dire, un difetto di spazi pubblici cittadini, ma non è risentito come una priorità da parte probabilmente anche degli enti pubblici, delle persone che possono prendere questo tipo di decisioni, e hanno tendenza forse a vedere altre priorità. Grazie appunto a questa prossimità, in 5 minuti di auto si è in piena natura qui, e dunque non vedono la pressione così forte come in una città come Roma o non so io, o Parigi o Londra, dove, o New York, dove ci deve essere uno spazio pubblico, uno spazio proprio vissuto come spazio, perché tutti sono costretti in appartamenti di dimensioni ridotte, e dunque ci deve essere un esterno di natura artificializzata, per cui
cui è con una possibilità di assorbire una quantità di popolazione molto più importante a causa appunto di questa architetturazione dello spazio pubblico. Lo spazio pubblico come valvola di sfogo di quella densità antropica proprio delle grandi città metropolitane. Mario. No, pensando a questo problema, io trovo che non c'è desiderio di spazio pubblico da parte dei cittadini, o almeno da parte dei cittadini che contano, perché hanno tutte quelle villette là sopra, no? Per esempio sulla montagna. Io, se avessi una villetta lì al Desago, per dire, no? Tu conosci la zona, con il panorama, eccetera, ho il mio giardinetto, la mia piscinetta, eccetera, non ho bisogno di venire in città, di avere degli spazi pubblici. Lo spazio pubblico mi dà fastidio, non posso starci in costume da bagno, non so, cioè, non posso farmi gli affari miei. Non c'è un bisogno da parte, almeno di un certo ceto, degli spazi pubblici. Faccio un esempio. Io ho visto un giardino pubblico, uno spazio pubblico in un comune della periferia che era molto frequentato, c'era molta gente, no? Famigliole, eccetera, perché ci sono spazio per far giocare i bambini, eccetera, puoi fare la griglia, eccetera. Però non c'è una pianta, non c'è un filo d'ombra, per cui questa stagione va, fra una settimana, un mese, diventa invivibile perché è troppo caldo. Dico, ma non bisognerebbe mettere qualche come si chiama, qualche pergolato, qualche albero in più, no? Ma sapete la risposta che cosa è stata? No, perché dopo è troppo bello e vengono gli stranieri.